E così però 30 minuti scintillanti che fanno ben sperare. Non sono d'accordo. Come mai? Non sono d'accordo perché 90 minuti da grande squadra, ha giocato contro una delle migliori squadre d'Europa che lotta per il titolo in Premier League, perciò è giocata alla pari, anzi secondo me ci penalizza anche il risultato. Ma sui 90 minuti sì, però è indubbio che il primo tempo a Fiorentina ha giocato un pochino con timore, diciamo. O no? Ha giocato la sua gara, ha avuto le sue occasioni. Siamo contenti di quello che ha fatto la squadra in campo. Come ho già detto, quello che ci penalizza è solo il risultato. Bernardeschi è tornato al gol, capocannoniere in Europa League. Che cosa si può dire di questo giocatore, anche con chi è presente? Chissà cosa gli ha detto. No, non ci ho parlato alla fine della partita, ma sono convinto che sia venuto per lui. Lui sta facendo un processo di crescita, ce lo siamo detti già tante volte, è un calciatore che se continua a lavorare in questa maniera, se continua a seguire quello che gli dice il mister Sosa, diventerà un calciatore di caratura internazionale. È tornato Badel e si è vista forse la quadratura del cerchio, o sbaglia anche qua? No, Badel è un giocatore importantissimo, non ho detto che ha sbagliato, siamo soltanto in disaccordo su quello che ci siamo detti, perché secondo me la squadra ha fatto una gara importante e lo ripeto, bisogna sempre vedere quello che è l'avversario che è di fronte. Prego. Su Zarate cosa si può dire? Anche oggi insomma ha cercato di fare tutto e per tutto per la squadra. Beh, Zarate si sta integrando, non aveva i 90 minuti sulle gambe, si è visto, si è spento dopo, però ha tenuto fino alla fine e anche con i crampi ha dato una mano alla squadra in copertura. Penso che abbia fatto quello che gli chiedeva l'allenatore e piano piano arriverà anche lui a una forma ottimale. Importa, Sepe era l'uomo di coppa, è spuntato a Tatarusano. Che cosa è successo? Quella è una scelta tecnica dell'allenatore dove non posso assolutamente entrare. Dottoressa, fra una settimana c'è di